Ciao, oggi lascio la parola alle famiglie. Ti riporto la testimonianza di Enea che insieme a Dennis ha scelto di trasformare la sua casa in 100% elettrica, sfruttando il superbonus. Voglio dare la parola a loro perché sì, mi diverto a trasformare in parole semplici concetti difficili ingegneristici, però è altrettanto interessante sentire chi ha provato sulla propria pelle cosa vuol dire trasformare la propria casa in un edificio 100% elettrico grazie alla rete di Sigillo Sicuro. Ecco, ti dico già che non sarà un video fatto con i riflettori, con i cavalletti, tutti belli, truccati, no, perché sono persone al naturale, non sono attori e quindi troverai qualche rumore, qualche movimento di sottofondo, ecco. Dopo la sigla, quindi Enea e Dennis ti racconteranno di come una pompa di calore per alta temperatura è stata installata su un impianto a pavimento, quindi a bassa temperatura. Perché non è controversa questa cosa? Assolutamente no. Una pompa di calore per alta temperatura esprime il massimo di se stessa in bassa temperatura. È come un atleta che si allena per 6 mesi all'anno in collina, in salita, e poi fa la corsa in piano. Quindi dai, diamo la parola a loro e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, così da rimanere aggiornato su tutte le novità di come trasformare la tua casa in 100% elettrica. Ciao! Ciao! Io mi chiamo Dennis, io Io mi chiamo Enea. sono l'installatore partner di Sigillo Sicuro ed Enea è il proprietario dell'abitazione al quale abbiamo fatto il nostro intervento. Sì. Allora, Enea, partiamo da qual era il tuo stato quando, prima di effettuare l'intervento, che situazione impiantistica avevamo? Allora, io ho una casa costruita di recente, circa 10 anni fa, e da subito ho optato per un'efficienza energetica abbastanza spinta, però logicamente parliamo della tecnologia di 10 anni fa, quindi ancora pompe di calore c'erano, ma non se ne parlava tanto. E quindi ho un pavimento radiante, la casa ben coibentata, e avevo un riscaldamento mandato da una caldaia a condensazione a GPL, perché vivendo in aperta campagna qui non abbiamo la rete del metano. E con il GPL mi sono trovato sempre, diciamo, a spendere delle cifre importanti, nonostante la buona efficienza della casa, ma soprattutto a dover stare dietro al discorso del ricarico della bombola del GPL, il pericolo del GPL. Insomma, era una soluzione obbligata, ma non era la ottimale e non era proprio la ben voluta, però così era. Abbiamo fatto i nostri interventi, abbiamo installato un sistema di 6 kW di fotovoltaico, abbiamo installato 10 kW di batterie, Sì, 10 kW di 10 kW di batteria, sì. batterie, e il nostro sistema pompa di calore, abbiamo rimosso la caldaia esistente, la GPL, e abbiamo rimosso anche il solare termico che c'era. Abbiamo applicato per l'acqua calda un accumulo di 300 litri e un piccolo volano termico da 100 litri. E con questi interventi che abbiamo sviluppato, abbiamo ottenuto un livello di classe energetica di classe A3, quindi abbiamo fatto ben più dei 2 salti richiesti dalla legge per avere accesso all'agevolazione fiscale del 110%, perché Enea è stato uno dei primi clienti del Movimento Sigillo Sicuro e sicuramente il primo da parte mia ad avere accesso all'agevolazione fiscale del 110%, anche grazie a una situazione impiantistica che era abbastanza chiara e non richiedevano particolari chiarimenti da parte delle leggi che man mano uscivano. Ci sono arrivate, immagino, anche altre proposte di pompe di calore. Perché hai scelto il nostro movimento e perché non hai scelto altri movimenti? Allora, diciamo, un occhio verso le fonti energetiche alternative l'ho sempre avuto, solo che, come tutti sappiamo, è, diciamo, un costo abbastanza importante da sostenere, passare alle fonti di energia alternative.
E quindi da parecchio tempo stavo dietro questa cosa e ho valutato tante proposte, ma in genere arrivavano sempre proposte commerciali, cioè dei venditori. Arrivavano persone, rappresentanti di questa o di quella ditta, che non solo venderti il loro prodotto, ma non avevano nessuna competenza tecnica, non ti spiegavano niente, perché non sapevano spiegarti niente. E quindi tutte le volte rimanevi così, il solito che ha provato a fregarmi, e lasciavi andare. Poi quando è iniziata a girare questa cosa del 110%, ho iniziato a approfondire ancora di più la storia, per capire bene se riuscivo veramente stavolta a rivoluzionare il mio modo di riscaldarmi, di insomma il comfort di casa. E allora, tramite i vari forum che seguivo online, ho conosciuto Sigillo Sicuro e ho chiesto a loro se c'era possibilità anche per me, che vivo, diciamo, non nelle Marche, quindi nel centro Italia, se c'era possibilità anche per me di avere la consulenza di un loro partner e capire come. Mi è stato presentato a Dennis e da lì è nato tutto e siamo arrivati qua, con la pompa di calore installata, il fotovoltaico installato, il gas che tra poco tempo lo toglierò appena ho finito il poco gas che c'è rimasto dentro il bombolone, tolgo, metto sul piano cottura induzione, quindi mai più gas a casa mia. Ora, dalle tue abitudini che avevi prima, che già erano ottime, cosa è cambiato nella percezione del calore dentro casa? Allora, il comfort che già c'era prima è aumentato notevolmente, sia proprio come comfort della temperatura di casa, la costanza della temperatura di casa e soprattutto nella parte dell'acqua calda sanitaria, che è anche lì è migliorato notevolmente, sia come capacità, come disponibilità di acqua calda sanitaria, ma soprattutto da quel poco che ho potuto notare, essendo appassionato, sono un perito elettronico, comunque sia, sono un po' smanettone su queste cose, ho un conto energie e ho visto il consumo in kilowattora della pompa di calore, pur mantenendo questo comfort eccezionale, che è bassissimo. Bene, per ora ci siamo, abbiamo fatto la nostra intervista. Grazie Nea. Grazie Dennis. Grazie Sigillo Sicuro. Sì, grazie a tutti voi e ci sentiamo presto. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao Enea, ciao Dennis. Grazie della vostra testimonianza, che mi ha fatto molto piacere, ma ci raccontate qualcosa in più sul super bonus? Bene, siamo sempre noi, e facciamo una seconda parte di video dedicata un attimo all'attualità, super bonus. Come abbiamo detto, Enea ha effettuato questo intervento con l'agevolazione fiscale del super bonus. Volevo un attimo avere due considerazioni con Enea su cosa è stato per te, Enea, questo super bonus e quali opportunità ti ha aperto. Allora, il super bonus mi ha aperto l'opportunità di fare dei lavori molto più importanti rispetto a quelli che mi ero programmato personalmente. Io avevo una disponibilità economica, una certa disponibilità limitata, che non mi sarebbero bastati per fare un impianto fotovoltaico così importante, con l'accumulo di batterie e una pompa di calore così importante, con un impianto di questo livello. E quindi per me il 110% è stata l'opportunità di avere il massimo, spendendo personalmente il minimo, perché con la cessione del credito tramite Sigillo Sicuro e Dennis ho potuto, diciamo, spendere personalmente poco di tasca mia, che saranno limitate alle spese per il geometra che si è occupato delle pratiche comunali, l'apertura del cantiere di lavoro, la sicurezza e tutte le varie cose burocratiche, diciamo. Ma allora colgo un attimo l'occasione per effettuare qualche ringraziamento, perché questi mesi che ci hanno portato ad installare il primo impianto con l'agevolazione del 110%, da parte mia lo posso fare grazie a un percorso di crescita professionale che ho potuto ottenere grazie al lavoro con il gruppo di Sigillo Sicuro, per cui un ringraziamento a sicuramente Samuele Trento e a tutti i membri del gruppo, perché è un gruppo di crescita professionale e personale, dove ognuno mette veramente in campo tutte le sue conoscenze. Siamo qua.
E io anch'io voglio ringraziare Sigillo Sicuro, in particolare nella figura di Samuele Trento, per avermi fatto conoscere Dennis, il suo partner qui di zona, diciamo, che è una persona fantastica, ha un'azienda fantastica, dei collaboratori fantastici, e ha fatto un lavoro eccezionale qui da me, ma non solo tecnicamente un lavoro perfetto a mio avviso, ma soprattutto con tanta empatia, tanta voglia di fare bene per me, per lui, per tutti, diciamo. Non è stata un'occasione puramente commerciale, ma è stata veramente un'occasione di crescita per tutti, sicuramente.